Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con le informazioni di TV Oggi, apertura di questo telegiornale dedicata alla morte del giovane 18enne avvenuta ieri mattina nella zona orientale della città di Salerno. Anche il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, e centinaia di adolescenti hanno preso parte questa mattina al Duomo di San Giovanni all'ultimo saluto per Emmanuel Colonnese, il giovane di 18 anni che ieri mattina ha perso la vita in via Salvatore Allende mentre era a bordo del suo motorino. Il servizio. Che il tuo sorriso possa risplendere anche dall'assù. Nello striscione affisso dagli amici di Manu è racchiuso tutto il senso della gioia di vivere e dell'allegria di un ragazzo spezzate sulla strada del rientro a casa dopo una serata in discoteca nella notte tra sabato e domenica. Emmanuel Colonnese, 18 anni, alla guida del suo scooter, ne ha perso il controllo ed è finito contro un palo in via Allende a Salerno alle 5:30 di ieri mattina, in un impatto che è stato fatale e che ha segnato l'ennesima vittima sulle strade della provincia di Salerno, un'ecatombe che sembra davvero non conoscere fine. Nessun dubbio sulla dinamica ricostruita dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Salerno. Oggi il dolore e la sofferenza hanno il volto dei ragazzi, tantissimi adolescenti che stamani davanti al Duomo di San Giovanni a Vietri sul Mare hanno atteso l'arrivo del feretro partito da Molina, frazione di Vietri sul Mare, dove Emmanuel viveva con la famiglia. La bara coperta da fiori bianchi è stata portata in spalla anche perché nello stretto vicolo che conduce alla chiesa non ci sono alternative. Il funerale è iniziato con più di un'ora di ritardo in attesa di un permesso speciale per far partecipare alle esequie anche il fratello. Ad attendere Emmanuel un silenzio tombale rotto dai rintocchi delle campane ma anche dai singhiozzi di un centinaio di ragazzi ed illuminato solo dai palloncini bianchi preparati dagli amici per l'addio finale. Un altro striscione augura buon viaggio a Manu, in chiesa a salutarlo anche il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone e l'assessore Marcello Civale che lanciano un appello sulla sicurezza stradale. Questa strada se ne parla tanto, ma purtroppo poco viene fatto, questa è la verità. Quest'oggi siamo al funerale della giovanissima vittima della strada che, tornando da una discoteca del Salernitano verso Vitri, purtroppo ha perso la vita. Settimana scorsa un altro ragazzo che tornava da lavoro, proprio sulla strada che porta tra Vitri e Cava dei Tirreni, anche lì lo stesso incidente, le stesse modalità. Anche lì un altro morto. Bisogna intervenire, per intervenire c'è bisogno di maggiori controlli, questa è la verità, e c'è bisogno che lo Stato intervenga facendo maggiori pressioni sui giovani, sulle persone, su quelli che sono i rischi legati alla velocità. Bisognerebbe anche fare un pochino di scuola all'interno proprio appunto delle strutture scolastiche affinché si dia un'educazione maggiore per la pericolosità di quello che è l'alta velocità, il rischio soprattutto per i nostri giovani che purtroppo oggi perdono la vita, ne abbiamo persi già due in meno di 2 settimane, bisogna intervenire al più. Credo che in tutte le agende politiche di programmazione dei territori la sicurezza stradale deve essere messa al primo posto, perché ogni giorno assistiamo purtroppo a morte di persone, soprattutto tra i giovanissimi, quindi prevenzione è una maggiore didattica della sicurezza stradale anche all'interno delle scuole sarebbe prioritario, insegnare ai giovani che la sicurezza sulla strada è fondamentale, ma anche le infrastrutture devono essere migliorate e dare il senso civico e di sicurezza alla viabilità cittadina. C'è il dolore, lo strazio di una famiglia, ma c'è tanta sofferenza anche negli occhi dei tanti ragazzi che sono venuti qui oggi a salutare Emanuele. Assolutamente, quella di Vietri sul Mare è una comunità molto familiare, una comunità in cui i propri figli hanno, quando percepiscono qualcosa di grave, la comunità si stringe intorno a loro, e soprattutto quella di Molini che è stata colpita da un lutto veramente straziante, che Emmanuel, anche io lo conoscevo benissimo, dalla scuola carcere, un ragazzo straordinario, riservato, educato, e ho un altissimissimo ricordo. Perdere un figlio a Molina e perdere un figlio di Vietri sul Mare in questo modo è davvero straziante.
Ed anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, si dice al lavoro con l'assessore alla sicurezza Claudio Tringali per trovare iniziative che consentano di porre freno alla velocità e all'escalation di morti che stanno segnando le strade del comune capoluogo. Sentiamo. È al lavoro già da diverse settimane il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, che ha avviato un confronto con l'assessore alla sicurezza del comune di Salerno Claudio Tringali per trovare una soluzione al problema della velocità e della sicurezza stradale in una città dove in poco più di due mesi quella di Emanuele Colonnese è la terza vittima sulle strade del capoluogo. A fine giugno sul lungomare di Salerno a perdere la vita in sella alla sua moto fu un ragazzo di 23 anni, Luigi Ferruzzi. Poi la settimana scorsa, investita da un'auto, ha perso la vita una donna di 54 anni. Ce n'è abbastanza per una riflessione sia sulla necessità di sensibilizzare i ragazzi più giovani, ma anche sull'opportunità di attuare politiche di prevenzione come l'installazione di auto velox e dissuasori per rendere più sicure le strade del capoluogo. Insieme all'assessore Trincali stiamo verificando una serie di dispositivi che possano in qualche modo mitigare questa tragedia costante. Vedremo quali e come. Il problema è un altro, che bisogna che i nostri concittadini, soprattutto i più giovani, abbiano un atteggiamento prudente, rispettoso della loro vita, oltre che di quella degli altri. Si va in discoteca, si fa tardi, si torna a casa e può succedere questo, oppure un rettilineo può invogliare a fare una qualche prova di velocità. Bisogna fare in modo che nella coscienza dei giovani e dei più giovani si invalga invece un atteggiamento di rispetto per la propria vita e per quella degli altri. Faremo anche, credo, una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, vedremo in che modo predisporre le cose affinché, oltre alla necessaria e forse indispensabile repressione, si parte invece da un convincimento personale e intimo di ciascuno. Proprio così, questo dicevo, non è che io non dico che sono le giovani generazioni, probabilmente l'età può essere, in qualche modo può predisporre a qualche imprudenza, ma insomma è un fenomeno, ahimè, che attraversa tutte le fasce d'età. E investire una donna che sta attraversando una strada è una cosa gravissima. Non vedo francamente quali possano essere i rimedi a fatti del genere. Certamente si possono mitigare con le sanzioni il superamento della velocità, noi stiamo allestendo un tutor per la verifica delle velocità, ma anche questo, diciamo, se non è supportato da un atteggiamento intimo delle persone, credo che sia un palliativo. Truffa ai caselli autostradali. La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un trentenne pluripregiudicato residente nell'area torrese Stabiese per indebito utilizzo di carta di credito. In pratica, ascoltate, il modus operandi destinato a truffare l'utenza in transito, soprattutto conducenti di nazionalità straniera, consisteva nell'offrire assistenza per le operazioni di pagamento del pedaggio, recuperando il resto erogato dalla cassa automatica. Il comportamento illecito, oltre ad arrecare danni patrimoniali alle vittime, rallentava anche la circolazione ai caselli autostradali, mettendo a rischio la stessa sicurezza. La Polizia Stradale di Angri, in occasione di alcuni servizi specifici di osservazione, ha individuato il presunto autore del reato, mentre si faceva consegnare dagli automobilisti in transito i soldi necessari per il pagamento del pedaggio elettronico, trattenendoli invece per sé ed introducendo nella cassa automatica una carta di credito intestata ad un cittadino inglese e più volte utilizzata nella stessa giornata. Pollica ricorda oggi il suo sindaco pescatore Angelo Vassallo, a 12 anni dalla sua morte, ucciso la sera del 5 settembre del 2010 alle 22:15 ad Acciaroli mentre stava rientrando a casa alla guida della sua automobile. Un delitto dove ancora non è stato individuato alcun colpevole, tante ipotesi, tanti interrogativi, la riapertura dell'indagine da parte della Procura di Salerno. Sentiamo.
A dispetto dei 12 anni trascorsi, l'omicidio di Angelo Vassallo è ancora avvolto nel mistero, ma quello di quest'anno potrebbe essere quello chiamato a segnare la parola fine di un percorso giudiziario complesso, dove figurano diversi nomi, possibili mandanti, ma il caso non è ancora chiuso. Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica, ucciso la sera del 5 settembre del 2010 con 9 colpi di pistola, sarebbe stato assassinato per impedirgli di rivelare quello che aveva scoperto sul traffico di droga grazie alle attività di controllo affidate alla Polizia Municipale. Ambientalista convinto, punto di riferimento del territorio cilentano, sempre attento e rigoroso nel rispetto della legge a tutela della sua terra incontaminata, uno dei comuni più caratteristici del Cilento, Angelo Vassallo è stato assassinato a colpi d'arma da fuoco mentre in auto percorreva la strada che di consueto lo riportava a casa. A 12 anni di distanza, ancora in tanti si chiedono perché sia stato ucciso. 12 anni di indagini, depistaggi, poco più di un mese fa, un'ulteriore svolta nelle indagini. I carabinieri del ROS di Roma e Salerno hanno eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Salerno e firmato dal procuratore capo Giuseppe Borrelli e dal PM Marco Colamonici nei confronti di 9 persone, tra appartenenti all'Arma dei Carabinieri e imprenditori, accusate a vario titolo di omicidio e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Nel provvedimento si accenna al ruolo di un presunto mandante vicino al clan Napoletani, Raffaele Maurelli, imprenditore edile di Scafati, che avrebbe organizzato un traffico di stupefacenti attraverso una spola di gommoni tra Castellammare di Stabia e il porto di Acciaroli nella frazione di Pollica. Il decreto coinvolgerebbe in affari di droga anche il tenente colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, il carabiniere Luigi Molaro, l'ex brigadiere Lazzaro Cioffi. I tre uomini dell'arma facevano parte nel 2010 della squadra investigativa di Castello di Cisterna nel Napoletano, nota per aver arrestato molti camorristi, soprattutto grazie alla collaborazione di alcuni pentiti e 4 imprenditori locali, i fratelli Palladino e Giuseppe Cipriano. La droga spedita dal porto di Castellammare arrivava in quello di Acciaroli per essere spedita dal Cilento fino in Calabria. Un affare d'oro che rischiava di essere però compromesso dall'onestà e dall'amore incondizionato che Angelo Vassallo nutriva per la sua terra. Resta sempre questo il filo conduttore dell'inchiesta, coordinata dal procuratore capo del Tribunale di Salerno Giuseppe Borrelli, un omicidio compiuto per fermare un sindaco che a costo della sua stessa vita non avrebbe mai consentito affari illeciti nel suo territorio. E proprio nel suo comune da sabato diverse iniziative in sua memoria, tutte però con un unico grido d'allarme, quello di conoscere la verità. Sentiamo. Ma per noi rappresenta un po', è un sogno, come diceva prima Bianca Maria, che finalmente questa nostra Italia, soprattutto del sud, possa essere un'Italia libera e bella e fiorente. Adesso vogliamo la verità. Dopo 12 anni, queste indagini devono concludersi al più presto. A chiederlo le tantissime persone arrivate da tutta Italia, intervenute sabato sul porto di Acciaroli a Pollica in occasione della marcia della legalità in ricordo di Angelo Vassallo, il sindaco cilentano ucciso la sera del 5 settembre del 2010 con 9 colpi di pistola e ancora oggi irrisolto. Qual è il messaggio che ha lasciato secondo lei Angelo Vassallo? Ma un messaggio di salvaguardia dell'ambiente prima di tutto. E noi abbiamo visto insomma, in queste zone un bel mare, un bel posto, un bel paese, quindi continuare su questa strada qui, salvaguardare l'ambiente dalle speculazioni, e dal cambiamento climatico, da tutte queste cose qui insomma. Alla marcia non solo tanti semplici cittadini ma anche rappresentanti del mondo politico istituzionale. Accolto dagli applausi della gente anche l'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha ribadito. Una campagna elettorale impegnativa, ma oggi è un giorno importante, siamo qui per un anniversario importante, per richiamare l'attenzione alla pubblica opinione, perché non dimentichi quello che è successo. Sono 12 anni passati da quando è stato assassinato il sindaco pescatore Angelo Vassallo, è un sindaco che evidentemente dava fastidio perché aveva a cuore questo territorio, voleva preservare questo territorio, proteggerlo sul piano ambientale, della biodiversità e sicuramente
era contrario, aveva scoperto qualcosa, così sembrano dire le indagini in corso, si intravede qualche filone, era anche contrario a dei traffici illeciti e molto probabilmente di droga. Ma io non, il mio ruolo è politico, quindi non spetta a me inoltrarmi nelle indagini, dico solo che l'ultimo decreto di perquisizione, dove sembrano coinvolti anche altri ufficiali, è molto inquietante sulla prospettiva di un intreccio tra malavita e ad apparati dello Stato. Ancora una volta, quindi, c'è il rischio e ci sono degli indizi di una collusione tra apparati deviati dello Stato e malavita probabilmente organizzata. E allora io dico solo questo: dopo 12 anni dobbiamo restituire dignità ai familiari. Voi sapete che Dario Vassallo è candidato con noi e l'abbiamo candidato qui per dare un grande messaggio politico, sociale, culturale a tutta la popolazione. È candidato qui in questo collegio il fratello che non ha mai smesso di indagare insieme a dei giornalisti, diciamolo. Vincenzo Iurillo, io faccio i nomi, del Fatto Quotidiano, voglio menzionare anche le Iene che hanno dedicato vari servizi. C'è un giornalismo di inchiesta in Italia e non tutti ovviamente sono così sensibili alle sirene del sistema. Ci sono dei professionisti che lottano e danno un contributo per l'accertamento della verità. Adesso vogliamo la verità dopo 12 anni. Queste indagini devono concludersi al più presto. Grazie. È in programma invece per questa sera il premio nazionale Angelo Vassallo, il sindaco della bella politica, organizzata dal comune di Pollica, presente all'arrivo di Conte con il sindaco Stefano Pisani e altri esponenti dell'amministrazione. Ed ora ci occupiamo invece di sanità, perché in riferimento alla notizia circolata in questi giorni sulla paventata chiusura definitiva dell'ospedale di Scafati, poiché la struttura sarebbe stata individuata quale ospedale di comunità da realizzarsi nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la missione 6, l'ASL Salerno comunica che invece non esiste alcuna delibera di giunta regionale che ne decreti o ne prospetti la chiusura. Tantomeno questa eventualità rientra nella programmazione dell'azienda sanitaria, per la quale l'ospedale di Scafati continua a rappresentare una struttura di riferimento per una parte importante del territorio. Dunque le illazioni degli ultimi giorni, si legge in una nota dell'ASL di Vianizza a Salerno, sono destituite di ogni fondamento. Si conferma anzi l'impegno della regione per la valorizzazione dell'ospedale di Scafati. Ed andiamo avanti con il nostro telegiornale. Come dicevamo, con la giornata di ieri si è conclusa la manifestazione più importante della Federazione Italiana Vela, un evento che ha visto Salerno protagonista nazionale della vela per una settimana. Circa 1000 giovani adolescenti hanno partecipato alla manifestazione sportiva, con al seguito non solo tanti accompagnatori e tecnici ufficiali, ma anche tanti genitori che hanno colto l'occasione per conoscere e soggiornare nella città di Salerno. Sentiamo. Pioggia, assenza di vento e poi uno splendido sole sull'ultima giornata dei campionati giovanili di vela di Salerno. Nessuna regata, classifiche congelate e la stazione marittima di Zaadid ad accogliere e salutare i vincitori dell'edizione 2022 dei campionati giovanili. Un altro grande evento ha arricchito il patrimonio organizzativo della vela campana, da Napoli a Salerno, con la Coppa Primavela e i campionati italiani in singolo, che ha regalato alla città di Salerno dal 28 agosto al 4 settembre un grande spettacolo con 1000 atleti a gareggiare nelle acque del Golfo Salernitano. Con la giornata di ieri si è conclusa la manifestazione più importante della Federazione Italiana Vela, un evento che ha visto Salerno protagonista della vela per una settimana. Circa 1000 i partecipanti, ragazzi con una fascia d'età tra i 9 e i 17 anni, con al seguito, oltre ai tecnici ed accompagnatori ufficiali dei circoli iscritti, personale della federazione, giudici di regata ed anche tanti genitori che hanno colto l'occasione per conoscere e soggiornare nella città di Salerno. Un evento di grande spessore sportivo e turistico che ha visto impegnati anche tanti salernitani, a cominciare dai circa 200 volontari che non si sono risparmiati, il personale medico e dell'assistenza, le forze dell'ordine e la guardia costiera. Grande merito dell'organizzazione al comitato dei quattro circoli consorziatisi per l'occasione. Vi aspettiamo a Salerno anche d'inverno per le luci d'artista, anche perché questa città va vissuta tutto l'anno
e lanciamo l'hashtag Salerno tutto l'anno. Così il saluto del presidente del club velico salernitano Elena Salzano. Per il presidente della sezione di Salerno della Lega Navale Fabrizio Marotta, vedere questa sala piena e il vostro sorriso ci fa pensare che ne sia valsa la pena. Per Giovanni Ricco dell'Irno Salerno, i veri protagonisti siete stati voi atleti, a voi va l'applauso più sentito. Per Giovanni Carrella, presidente dell'Azimut, 6 mesi fa ci fu lanciata una provocazione per organizzare questa manifestazione, i fatti ci hanno dato ragione. Una manifestazione la cui riuscita è dovuta anche e soprattutto all'impegno degli enti locali. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha telefonato all'omologo di Ravenna, Michele De Pasquale, che organizzerà l'evento nel 2023. È andata benissimo, soprattutto per la città. E per il risultato più bello è stato quello di aver avvicinato le persone al mare. Io approfitto soprattutto per ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano, dai posaboe, dai ragazzi che hanno dato una mano a terra, dalle segreterie. Questo evento ha fatto sì che tutti quanti si avvicinassero al mare per cominciare a capire quella che è la passione, una passione per un elemento che va gestito in una maniera corretta, in sicurezza, ma che però poi dopo ci dà grandissime soddisfazioni. 1000 ragazzi coinvolti, quanti coinvolti invece nell'organizzazione? Coinvolti nell'organizzazione circa 150. Che hanno dato tutti una mano con la voglia di dare una mano. Infatti, giovani e meno giovani? Giovani e meno giovani, infatti noi abbiamo fatto ieri un ringraziamento proprio per i volontari, perché sono stati tutti volontari, quindi contenti di venire ogni giorno a stare a mare insieme a noi in un modo diverso, perché vediamo il mare come sport e lo sport come educazione, formazione. È stata una cosa bellissima. È stata anche un'occasione per promuovere la dieta mediterranea, c'è stato anche un pasta party, no? C'è stato un pasta party, noi dobbiamo sempre ricordare che qui a Piuppi è nata la dieta mediterranea con Ansel Case, quindi siamo noi quelli che abbiamo poi divulgato in tutto il mondo questa dieta che ci fa vivere oltre 100 anni. Speriamo quindi di vivere 100 anni e più a mare e nel modo giusto. Anche il mare aiuta a vivere meglio, no? Fa parte della dieta mediterranea, la vita a mare. Certo, infatti quotidianamente noi abbiamo proposto anche menù e degustazioni, insomma, per cercare di legare appunto l'attività marina con quello che è una dieta sana anche per lo sportivo. Io abito a Salerno da tanti anni, però sentendo il commento da tutte le persone che sono venute da fuori, sono rimaste tutte quante ben impressionate dalla città, dalla organizzazione logistica che è stata veramente molto impegnativa, però i circoli che hanno contribuito, il circolo Canottierino, la Lega Navale, il circolo velico salernitano, l'associazione Azimut hanno contribuito con un grande impegno di mezzi e di uomini di supporto, uomini e donne di supporto, per fare dalla segreteria ai mezzi a mare, per permettere che tutte le attività si svolgano in maniera corretta. Anche l'ospitalità è stata molto ben accolta da tutti quanti i giudici con i quali io mi trovo a parlare, ma anche gli atleti, gli allenatori e gli istruttori sono rimasti soddisfatti da tutto. Salerno sì, è una città gradevole per il turismo, tranquilla, devo dire che hanno creato grandi spazi pure per ospitare tutte le imbarcazioni, ospitare gli atleti, i carrelli su cui viaggiano le barche, anche le barche che sono state dislocate nei vari punti d'approdo specifici per ciascuna classe, hanno trovato un'ospitalità molto gradevole, insomma. Ed ora è il momento di dare uno sguardo invece alla nostra rubrica, alla pagina degli appuntamenti. Ti darò un bacetto, ma non farsi illusioni. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. E tra poco parleremo di sport, Salernitana in campo alla Reiki con l'Empoli, ma lo facciamo tra pochissimo dopo la pubblicità e non prima di aver visto insieme cosa ci riservano le previsioni del tempo. A tra poco. Thank you.
Eureka, la tua estate. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Ed ora la Serie C si comincia con una sconfitta con la Gelbison in Lega Pro al suo esordio assoluto in terza serie. Infatti la squadra di Vallo della Lucania, per giunta costretta ad emigrare al Torre di Pagani, ha perso con la Juve Stabia 3-1, le Vespe, per le Vespe il finale. È un risultato che non ci lascia contenti, chiaramente. Non volevamo una sconfitta alla prima giornata di campionato, alla prima storica, però io sono soddisfatto dell'atteggiamento che hanno avuto i ragazzi. Abbiamo chiaramente, evidentemente, commesso degli errori, ma sono stati in partita fino alla fine con l'atteggiamento giusto. Chiaramente il gol dopo 2 minuti ha cambiato un po' la partita che avevamo preparato. Poi il secondo ancora di più. I nostri avversari si sono abbassati, si sono chiusi. Abbiamo avuto qualche buona occasione nel primo tempo, mi riferisco al colpo di testa di Statella e qualche altra conclusione che avremmo potuto fare meglio. Poi nel secondo tempo siamo partiti molto molto bene, abbiamo trovato il gol, purtroppo non abbiamo potuto sfruttare l'energia positiva del gol perché dopo pochissimo tempo i nostri avversari si sono riportati sul doppio vantaggio. Però ribadisco, nonostante tutti questi episodi negativi, i ragazzi sono stati belli in partita, avremmo potuto riaprirla in varie situazioni, non ci siamo riusciti, ma io credo che come prestazione sia positiva, considerando che è la prima partita. Sì, sicuramente secondo me oggi abbiamo fatto una buona prestazione. Sicuramente il risultato 3-1 è anche un po' più pesante di quello che si è visto in campo, però sicuramente ci ha fatto capire meglio qual è il livello della Lega Pro, cioè la differenza è che magari rispetto alla Serie D, se concedi qualche occasione può essere che ogni occasione quasi ti facciano gol, che è quello che è successo oggi, poi magari fallo, non lo so, però la differenza principale è stata quella. Detto questo, guardiamo avanti, continuiamo a lavorare perché comunque la prestazione c'è stata. Poi dispiace per il risultato, potevamo far meglio, però guardiamo, andiamo avanti per forza, mancano 37 partite, quindi. E dopo il calcio ci occupiamo ora di basket, prove tecniche di serie A1 per la Givova nel caldo afoso del Palamangano. Givova Scafati ed Epi Casa Brindisi si sono affrontate con intensità e carattere nonostante i carichi di lavoro, dando vita ad un amichevole dai toni agonistici intensi. Ne è venuta fuori una gara divertente, a tratti spettacolare, nella quale si è visto anche un bel gioco e buone individualità sia da una parte che dall'altra. Tra le fila locali mancava il solo Thompson, che reduce da un intervento chirurgico al polso, ne avrà ancora per diverse settimane prima di poter essere utilizzato. Al suo posto si è visto in campo invece il neo arrivato Andrea Donda, aggregato al gruppo per aumentare l'intensità degli allenamenti. Al di là del risultato finale che ha premiato i pugliesi con il risultato di 94-98, si sono notati progressi sia dal punto di vista fisico che tecnico, segnale che il lavoro negli allenamenti sta dando i frutti sperati. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti. Grazie come sempre per averci preferito e buon proseguimento. Arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.